A distanza di 7 anni, Diversamente Creativi ha fatto di nuovo tappa in centro a Perugia e il risultato è stato davvero apprezzabile. L'evento, che si è tenuto giovedì 7 maggio tra Piazza 4 Novembre, Piazza della Repubblica e San Francesco al Prato, ha rappresentato il momento celebrativo di una serie di incontri e attività che nel corso dell'anno scolastico hanno visto protagonisti gli studenti degli istituti primari e secondari del territorio e le persone con disabilità che risiedono nei centri diurni seguiti dalla USL Umbria 1 e gestiti dal Consorzio Auriga. We only bruised each other. Una bella giornata di sole all'insegna dell'integrazione e del divertimento, con l'Acropoli che si è colorata e animata sin dalla prima mattina, con giochi e attività che hanno coinvolto tutti e creato un'atmosfera gioiosa. È una manifestazione veramente bella, l'abbiamo voluta quest'anno in centro storico perché la disabilità deve essere considerata non più come una situazione di marginalità, ma come un qualcosa che deve stare al centro della nostra attenzione, sia della nostra agenda politica, ma anche culturale delle persone che riscoprono nella disabilità una diversità che diventa valore per tutta la comunità. Diversamente Creativi è nato dall'esigenza di poter raccogliere tutte le attività creative, artistiche, musicali e sportive dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e dei centri diurni delle persone con disabilità. È nata inizialmente 9 anni fa dall'idea di 2 associazioni, Controcanti e l'associazione Altra Scuola, che hanno appunto voluto creare dei momenti di integrazione con le persone con disabilità, favorendo questo incontro dei ragazzi con le persone che vivono un disagio, un problema. Per cui è entrato in campo il Consorzio Auriga attraverso il centro socio riabilitativo educativo Il Cecconi, che ha poi anche coinvolto altri soggetti. È importante ricordare anche il supporto e il sostegno che all'iniziativa viene dato dalla ASL, dal Comune di Perugia, dall'ARPA Umbria, dall'Unione degli Universitari. Grazie a tutti questi soggetti oggi siamo qua e possiamo veramente far vedere quanto è importante questo lavoro che è stato fatto in questi anni, perché poi la giornata è un po' così riepilogativa del lavoro che viene fatto durante l'anno dagli educatori, che ringrazio qui in questo momento per il grandissimo lavoro che fanno tutti i giorni nei centri, degli educatori con i docenti e i ragazzi delle scuole. Oltre che l'evento in sé, quindi tutti i vari aspetti amministrativi, burocratici e organizzativi, ci proponiamo anche di proporre laboratori che possano, oltre che coinvolgere, anche formare gli studenti e i ragazzi in maniera molto più generale, a partire dalla pubblicizzazione di quelli che sono i nostri servizi rivolti agli studenti, a partire dalla collaborazione che ormai portiamo avanti veramente da anni e siamo quasi cofondatori di questa edizione, di questo evento. E ci siamo proposti anche quest'anno di creare un momento che non fosse solamente di aggregazione, ma anche di rianimazione di quello che è anche il centro storico, che da anni ormai si dice morto. Diverse le occasioni di intrattenimento proposte, dall'equitazione al tiro con l'arco, passando per le attività laboratoriali, la musica, le arti marziali e la danza. Il centro di Perugia si è riscoperto colorato e festoso, forse come non lo era da tempo. What are you, my kid? Touch me.